Presidente, io non so se lei è un grande comunicatore, probabilmente sì. Sicuramente però lei è un grande mentitore, Presidente Renzi. Lei non può continuare a raccontare balle e bugie al popolo italiano. Lei non può dire al popolo italiano che sono stati arrestati 1.000 scafisti, perché non è vero, Presidente Renzi. Arrestare 1.000 scafisti vuol dire prendere 1.000 scafisti o schiavisti e metterli in galera e togliere a queste 1.000 persone la possibilità di poter lucrare ancora sui viaggi della speranza. Oggi i numeri dicono che meno del 10% di quelli che vengono fermati sono arrestati e gli viene impedito di continuare a perpetrare quei crimini. Presidente, uno degli ultimi arrestati aveva, e uno degli ultimi scafisti, aveva il permesso di soggiorno, era un richiedente asilo, era ospitato e accolto coi soldi del governo italiano, del popolo italiano nel CARA di Mineo. Presidente, quindi voi avete la complicità di quel tipo di azione. Presidente, CARA di Mineo, venga a spiegare al popolo italiano il motivo per cui nel CARA di Mineo 4.000 immigrati clandestini, un appalto da 100 milioni di euro, tre inchieste da parte della Procura, 11 indagati, tra cui alcuni esponenti del suo governo. Presidente, faccia pulizia di questo schifo. Presidente, vuole ridare dignità e umanità alle 600 morti nel Mediterraneo. Incominci a ridare umanità e dignità bloccando e impedendo che qualcuno possa speculare e possa mangiare sulla gestione dell'immigrazione clandestina. Ci sono cooperative rosse e bianche che speculano sull'immigrazione clandestina. Presidente, lei specula. Lei ha fatto la conta dei morti. Lei ha fatto un discorso da campagna elettorale. Lei ha paura di perdere i voti in questa campagna elettorale. Presidente, lei non è uno statista, lei è un contabile delle sciagure, lei è un contabile sulla pelle dei morti nel Mediterraneo. Presidente, lei, il ministro Alfano, che ovviamente si sottrae costantemente al confronto, padre, anzi padrino di Mare Nostrum, la presidente della Camera o la presidentessa della Camera Boldrini, il commissario europeo Federica Mogherini e tutte le forze, l'Europa, la vostra Europa, non la nostra Europa, la vostra Europa e tutte le forze politiche che sostengono il suo governo, siete voi i veri responsabili, avete voi la responsabilità politica, visto che lei ha parlato di politica, voi che guidate il paese, lei che è stato presidente del semestre europeo, avete la responsabilità politica di quello che accade ed è accaduto nel Mediterraneo. Voi siete complici, siete tragicamente complici di quello che accade nel Mediterraneo. Presidente, questo è razzismo di Stato. Ci sono 10 milioni di cittadini italiani che vivono sotto la soglia di povertà. Non riescono a mettere assieme il pranzo con la cena, non riescono ad arrivare alla terza settimana. E cosa abbiamo? Abbiamo gli immigrati clandestini che vengono alloggiati in alberghi a 4 stelle, a cui garantite vitto, alloggio, il pagamento delle ricariche telefoniche, garantite tutti quei servizi gratuiti, ovviamente, coi soldi dei cittadini italiani, a cui i cittadini italiani non possono accedere, a cui i cittadini italiani viene precluso di poterne avere la possibilità di poterne godere. Sono 2 anni, Presidente, che continuate a negare l'evidenza. La Lega da 2 anni sostiene un'equazione semplice, banale: meno partenze, meno morti nel Mediterraneo. Meno partenze, meno morti nel Mediterraneo. Presidente Renzi, non siamo noi della Lega ad essere, e concludo Presidente, non siamo noi della Lega ad essere razzisti, non siamo noi quelli che speculano sulle morti nel Mediterraneo, non siamo gli sciacalli, Presidente Renzi. Presidente, noi siamo gli unici che avevano ragione, siamo gli unici che da 2 anni diamo le soluzioni,
diamo le proposte per risolvere il problema nel Mediterraneo, per impedire l'accoglienza buonista, pelosa e falsa che voi continuate. Concludo, deputato Molteni. Siamo gli unici che vogliono impedire questa invasione incontrollata. Presidente, lei non è la soluzione del problema. Lei non ha la soluzione del problema. Lei è il problema.